In quel tempo il Signore Gesù andò con i suoi discepoli nella regione della Giudea e là si tratteneva con loro e battezzava. Anche Giovanni battezzava a Ennon vicino a Salim, perché là c'era molta acqua e la gente andava a farsi battezzare. Giovanni infatti non era ancora stato gettato in prigione. Nacque allora una discussione tra i discepoli di Giovanni e un giudeo riguardo alla purificazione rituale. Andarono da Giovanni e gli dissero: Rabbì, colui che era con te dall'altra parte del Giordano e al quale hai dato testimonianza, ecco, sta battezzando e tutti accorrono a lui. Giovanni rispose: Nessuno può prendersi qualcosa se non gli è stata data dal cielo. Voi stessi mi siete testimoni che io ho detto: Non sono io il Cristo, ma sono stato mandato avanti a lui. Lo sposo è colui al quale appartiene la sposa, ma l'amico dello sposo, che è presente e l'ascolta, esulta di gioia alla voce dello sposo. Ora questa mia gioia è piena. Lui deve crescere, io invece diminuire. Lui deve crescere e io diminuire. No, non è la frase di una dieta, è la frase detta da Giovanni il Battista quando compare Gesù, perché in quel momento preciso in cui compare Gesù, Giovanni capisce che per lui è finito il suo ministero, è quasi finita la sua vita. Giovanni Battista sapeva bene che il suo compito era semplicemente quello di una introduzione. Dunque, quando vede Gesù e quando intuisce che il suo ministero è vicino, è contento, sa che il suo compito è finito e non se ne rammarica. Forse tocca anche noi diminuire un po', forse tocca anche te diminuire un po', cioè metterti un po' da parte per lasciare che Lui, cioè Cristo, abbia il primato nella tua vita. E finché non capiremo questo, il battesimo sarà poco più che un rito.